Taglio del nastro percorso Vittorio Emanuele a Pescara. Ho mantenuto le promesse, ha rimarcato il sindaco Carlo Masci dopo le polemiche finalmente smorzate, come la tonalità del colore utilizzato che ha suscitato commenti e ilarità tra gli opinionisti del web dell'area metropolitana. E l'inaugurazione proseguirà domani con il passaggio degli atleti di Pescara per la legalità. 1000 atleti che ci cammineranno sopra e correranno su questo spazio. E da lunedì tutta Corso Vittorio Emanuele sarà a disposizione della città nella maniera più completa. Noi abbiamo preso Corso Vittorio Emanuele con i crateri, perché Corso Vittorio Emanuele aveva buchi che sembravano crateri, e adesso la riconsegniamo, credo agli occhi di tutti, bellissima, nuova, particolare. Abbiamo speso 0 euro dei cittadini di Pescara, e questa è la prima cosa che mi interessa, perché abbiamo utilizzato fondi PNRR per le corsie ciclabili, che sono un nuovo sistema previsto dal codice della strada, di strade che permettono la frequentazione sia degli utenti deboli che delle macchine e dei bus, perché c'è una corsia ciclabile sormontabile che ovviamente tutelerà i ciclisti, ma nello stesso tempo permetterà un traffico più fluido con una zona 30. E più di un risultato, ha sottolineato il primo cittadino, perché oltre alla riqualificazione e ai tempi programmati per la riapertura delle scuole c'è anche l'attenzione maggiore per le utenze più deboli. Il prossimo step riguarderà la filovia. Lunedì le scuole riapriranno e io faccio gli auguri a tutti gli alunni di Pescara, agli insegnanti, a tutti coloro che sono nel mondo della scuola e che contribuiscono a far crescere la città, ma nello stesso tempo gli autobus potranno transitare sul Corso Vittorio Emanuele e sulla Riviera, perché le strade saranno tutte riaperte a Pescara.